In questi giorni ha lanciato Arbitrum, una nuova soluzione Layer 2 per la scalabilità di Ethereum che ha avuto un successo pazzesco. Nel giro di pochi giorni ci sono già più di 2 miliardi di dollari di capitale al suo interno e questo numero è destinato a crescere tantissimo perché le principali applicazioni DeFi esistenti, vedi Curve, Aave, eccetera, insomma i pilastri della DeFi, hanno già annunciato di volersi spostare anche su Arbitrum. Come mai ha avuto tutto questo successo? Nel video di oggi cerchiamo di capire tutto quello che c'è da sapere. Quindi, che cos'è Arbitrum? Come funziona? Il che vuol dire con il mio MetaMask? Come faccio a usare il ponte che mi porta da Ethereum ad Arbitrum, a depositare su Arbitrum e a interagire con le piattaforme DeFi esistenti? Poi andiamo a vedere quali sono quelle esistenti e quelle che esisteranno in futuro e quali sono le migliori da un punto di vista di rendita, perché noi alla fine siamo farmer e ci interessa la rendita sulla DeFi. Il tutto però partendo da un po' di base tecnica, ve lo spiego con estrema semplicità, non voglio andare troppo nel dettaglio, ma almeno se qualcuno vi chiede che cos'è Arbitrum e come funziona, glielo sapete dire. Quindi iniziamo subito, tenetevi forte. Buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti. Come vi dicevo poco fa, Arbitrum è definito un layer 2 di Ethereum, il che vuol dire che ha una chain parallela a Ethereum che però si appoggia a Ethereum stesso. In particolare, ogni tanto immaginatevi che va a fare dei checkpoint sul layer 1 al fine di condividerne la sicurezza e di conseguenza la decentralizzazione. Arbitrum infatti non ha il suo meccanismo di consenso per la validazione dei blocchi, come invece fa al contrario Polygon. Infatti Polygon è una sidechain e spesso viene definito neanche un layer 2, molti dicono che non lo è. Un layer 2 di fatto dovrebbe appoggiarsi al consenso del layer 1 sul quale si appoggia, quindi di Ethereum, e questo è il caso di Arbitrum. Utilizza come soluzione di scalabilità una tecnologia che si chiama Rollups. Per farvela capire bene vi faccio vedere un piccolo schemino che è molto più chiaro, seguitemi un attimo. Qui viene mostrata molto bene l'architettura, magari vi lascerò anche il link all'intero articolo in descrizione se la volete approfondire, ma solo per capire ad alto livello come funziona, immaginatevi il layer 1, ovvero Ethereum, e il layer 2, ovvero Arbitrum, divisi da una sorta di gap, ok? Questo gap deve essere coperto da un ponte, il classico bridge. Questi bridge ci sono sempre tra una chain e l'altra. Se volete saltare, non lo so, da Ethereum a Phantom, da Ethereum a Polygon, da Ethereum a qualsiasi altra chain, dovete utilizzare un ponte. E lo stesso vale per i layer 2, perché di fatto sono chain che vivono a parte, anche se come abbiamo visto si appoggiano su Ethereum. In questo caso abbiamo quindi un bridge e a questo bridge si appoggia la cosiddetta Arbitrum Virtual Machine, che è una macchina virtuale, un computer, immaginatevi, virtuale, che va a verificare periodicamente l'esecuzione delle transazioni da layer 1 a layer 2. Ovvero, quando ci sono spostamenti attraverso il ponte da layer 1 a layer 2, le verifica e le mette in ordine, e quando c'è da fare quei checkpoint che dicevamo prima per la sicurezza, di nuovo le verifica e le mette in ordine. ARB OS è il sistema operativo che gira sull'Arbitrum Virtual Machine. Quello che accade è che all'interno, vedete, dell'Ethereum Bridge, noi prendiamo i dati, quindi la transazione di ciò che deve saltare da layer 1 a layer 2, lo portiamo di qua, i contratti, gli smart contract, quelli che vengono eseguiti dalla Ethereum Virtual Machine, ovvero la macchina virtuale che esegue tutti gli smart contract su Ethereum, viene spostato sul layer 2. Quindi quelle operazioni più gravose da un punto di vista di gas, di peso computazionale, che sono proprio le funzioni degli smart contract, rimangono su layer 2,
fin tanto chiaramente che lo smart contract è caricato su Arbitrum, ok? Deve essere reso compatibile. Una volta fatto ciò, in sostanza viene compressa tutta una serie di transazioni eseguite all'interno di più smart contract e viene rimandata a layer 1 sotto forma appunto di checkpoint. Ci sono due tipologie di problemi. Il primo, la verifica dell'autenticità delle transazioni che avvengono sul layer 2 e in secondo luogo la verifica dell'ordine delle transazioni che avvengono sul layer 2, perché questo chiaramente va rispettato, altrimenti si disallineano le due chain e si perde il concetto di sicurezza. Al fine che ciò avvenga c'è un set di validatori che al momento è in comune con i nodi di Chainlink. Questi validatori hanno il compito di validare non i blocchi, attenzione, perché il consenso non è a parte, a differenza, come dicevamo, di Polygon, ma di validare le transazioni. C'è un metodo che prevede delle potenziali dispute, che anche in questo caso vi semplifico. In sostanza, se tutti i validatori sono d'accordo, abbiamo l'unanimità e la transazione è considerata valida. Se almeno un validatore è in disaccordo, allora c'è la disputa e quindi si va a verificare in maniera un po' più pesante, un po' più macchinosa, tutto ciò che è accaduto fino ad allora e si vede fondamentalmente chi ha ragione. Questo fa sì che fin tanto che c'è anche un solo validatore onesto in tutto il set di validatori, la chain è sostenibile e sicura, perché quel validatore andrà sempre a chiedere la disputa delle transazioni che non gli risultano corrette e alla fine avrà ragione lui, perché verificandolo si potrà vedere che effettivamente è come dice lui. Se c'è la totalità invece dei validatori malevoli d'accordo su una soluzione, ovviamente c'è l'unanimità e non, come dire, non è, si va ad alterare i dati, però è un caso estremamente improbabile. Pensate che comunque negli altri layer 2 o in molte altre soluzioni di blockchain servono i due terzi o un terzo di validatori non malevoli al fine di portare avanti la sicurezza della chain. Questo sistema di disputa sulle transazioni non corrette induce una sola controindicazione, che è un ritardo nel prelievo dei fondi dal layer 2 al layer 1. Infatti, se si utilizza il metodo classico, cioè il ponte, il bridge che abbiamo visto prima, c'è un ritardo di una settimana. Bisogna attendere 7 giorni. Questo perché questi 7 giorni sono la finestra temporale durante la quale c'è un periodo di disputa. Non vado troppo nel dettaglio, ma il motivo riguarda proprio la sicurezza del layer 2 stesso da un punto di vista della validazione. Questo consente quindi di ottenere la sicurezza di Ethereum e una velocità garantita dal set di validatori che gestisce in maniera molto snella le transazioni, tranne quando c'è il sistema di dispute. Quindi la velocità, il throughput, come si suol dire, delle transazioni sui rollups è di circa 2000 transazioni al secondo e abbiamo un costo delle transazioni decisamente basso. Se vi interessa, in questo schemino vengono confrontate le diverse soluzioni di scalabilità, in particolare magari ci può interessare confrontare le sidechain, ovvero Polygon, con gli optimistic rollups, con i rollup, ovvero Arbitrum o Optimism, che è un'altra forma di rollup. Considerate che il Arbitrum è anche compatibile quasi al 100%, praticamente al 100% con Ethereum, quindi per portare una dApp da Ethereum a Arbitrum ci vuole veramente poco sforzo ed è il motivo per cui ci stanno migrando tutte. Inoltre, come vedete, è un ottimo compromesso tra sicurezza, velocità e usabilità. L'unico contro principale, come vi dicevo, è il discorso del withdrawal time di una settimana per i motivi che abbiamo visto prima. Però c'è anche da dire che adesso molti exchange stanno implementando la compatibilità diretta con Arbitrum, quindi permetteranno di andare a prelevare e a depositare direttamente da lì. Quindi si riesce a bypassare anche questo discorso della settimana. Ora che abbiamo capito questo, andiamo a vedere come si
configura MetaMask e come si utilizza Arbitrum per andare a interagire con le DApp. Seguitemi. Mi stavo dimenticando una cosa prima di proseguire, ovvero che Arbitrum al momento non ha un token, quindi attenti agli scam. Molti dicono che prima o poi lo avrà e lo airdropperà agli utilizzatori delle piattaforme DeFi su Arbitrum. Vedremo. Molti dicono di no, che non lo avrà mai. Per adesso la cosa certa è che non ce l'ha. Anche del discorso dell'airdrop ne parliamo magari tra poco, così giusto per fare un po' di chiarezza e fugare un po' di dubbi. Al momento le gas fee su Arbitrum si pagano in Ether. Quindi Arbitrum spende Ether, la coin di Ethereum. Quindi è bullish per Ethereum la crescita dell'ecosistema Arbitrum, perché di fatto va, vedete, a consumare gas. Come vedete, lo spender numero 6 in assoluto di oggi di gas su Ethereum è proprio il sequencer di Arbitrum, che è quell'entità che va a mettere in ordine le transazioni e a gestire la comunicazione layer 1, layer 2. Il fatto che spende molto gas è bullish perché, sapete, il gas viene bruciato e comunque c'è più domanda per Ether, più viene utilizzato e più aumenta di valore intrinseco. Comunque, chiusa questa piccola parentesi da Ethereum fanboy, torniamo a noi e andiamo a vedere come ci si collega ad Arbitrum, come si accede a questo layer 2. La prima cosa da fare è navigare a bridge.arbitrum.io con il nostro MetaMask installato. Se noi partiamo collegati a Ethereum, immaginiamoci di arrivare collegati a Ethereum, noi ci troviamo così, quindi ci dice quanti Ether legge sul nostro wallet, si integra, e possiamo scegliere una somma da depositare. Lo stesso per i token ERC20, ok? Se non li vediamo, incolliamo l'address del token in questione. Supponiamo di partire dagli Ether. Faccio una piccola parentesi, al momento c'è soltanto crypto.com come exchange che permette di prelevare direttamente su Arbitrum. Prima o poi credo che tutti gli exchange permetteranno di farlo e allora non sarà più necessario magari passare per il bridge, anche perché qui si paga di fatto una transazione su Ethereum. Una volta che si potrà prelevare direttamente da Binance, dagli altri exchange ad Arbitrum, sarà un prelievo quasi a costo zero e bypasseremo la necessità del bridge. Al momento però è l'unico modo. Quindi vi dicevo, se voi non avete ancora Arbitrum nell'elenco qua sopra dei network, io ce l'ho, dovete cliccare qua sotto, vedete c'è Add Switch to Arbitrum Network. Voi ci cliccate e se ce l'avete già ve lo switcha, se non ce l'avete ve lo aggiunge. Una volta fatto questo noi depositiamo, 0.1 supponiamo, facciamo deposit, procediamo, qui ci dice che ci vorranno circa 10 minuti, procediamo e ci fa la transazione. Vedete, al momento costa una ventina di dollari in gas. Adesso l'annullo perché non ho intenzione di farla, ma se poi la fate, lui inizia a processarla, va in coda al sequencer, c'è tutto il discorso di salto dal layer 1 al layer 2, e poi va a finire su Arbitrum. Quindi se poi da qui andiamo a switchare ad Arbitrum, ce li troviamo qua dentro. Ci dovremmo vedere il bilancio aggiornato. Per fare il prelievo c'è l'operazione contraria. Io da qui, vedete che se mi collego ad Arbitrum mi va a evidenziare questa parte a destra e non più quella a sinistra. Io qui vado a inserire quanti Ether voglio portare di nuovo su layer 1, faccio withdraw e poi c'è, vedete, questo challenge period da aspettare, che sono quei 7 giorni circa che vi dicevo all'inizio. Ci sono delle soluzioni di terze parti che permettono di bypassarli, però in maniera standard e non sono compatibili con tutti i token. Però alcune solo con DAI, ad esempio, però non mi addentro in quelle perché alcune sono anche un po' più rischiose. Lo standard è questo, quindi col bridge c'è da aspettare 7 giorni per riportare le proprie coin sul layer 1. Bene, una volta fatto questo siamo pronti per entrare nel fantastico mondo della DeFi a basse fee su Arbitrum e andiamo a vedere adesso quali piattaforme ci sono. Allora, qui su questo portal.arbitrum.one potete vedere
tutte le piattaforme attualmente live o in arrivo, coming soon. Alcune non sono, no, sì, si è aggiornato Curve. Dicevo, alcune non sono aggiornate perché stamattina Curve era coming soon. Però andiamo a vedere adesso le principali. Allora, Aave è coming soon, arriverà, e una volta che arriverà porterà sicuramente altri miliardi su Arbitrum. Poi, delle principali, vado in ordine alfabetico, abbiamo Balancer, che è quella piattaforma sostanza di pool di liquidità anche a più componenti e a percentuale variabile. E la cosa interessante è che c'è già un liquidity mining sui pool BTC ETH USDC e BAL ETH, rispettivamente del 21% e 39%, pagati in token BAL, chiaramente, il liquidity mining funziona in questo modo. E poi si può utilizzare chiaramente Balancer anche come DEX. Vedete che qua abbiamo, oltre a Ethereum e Polygon, Arbitrum adesso come nuova soluzione. Vedete che se colleghiamo il wallet tramite MetaMask, lui ci chiede di validare l'accesso, tac, e se siamo sulla chain Arbitrum, vedete che il collegamento è pulito pulito, esattamente come se fosse su una chain qualsiasi. Proviamo a fare una transazione così da vedere quanto ci costerebbe in gas fee. No, non ce la fa fare perché vede, legge il balance. Vabbè, ci proveremo con un'altra piattaforma. Ritorniamo di qua e andiamo avanti con le altre piattaforme DeFi. Io per ora, ripeto, vado a vedere solo quelle principali, quelle che ho intenzione di usare anch'io per prime. Abbiamo Curve, come non nominare Curve, il pool di liquidità tra asset, inizialmente tra asset uguali, e poi ha implementato anche i pool di liquidità misti, però è quello per eccellenza, possiamo dire. Allora, qua mi ha aperto la pagina, la home page di Curve, ma se da network noi andiamo a selezionare Arbitrum, vedete che ci rimanda ad arbitrum.curve.fi. Colleghiamoci pure al network Arbitrum, mi ha risaltato su Ethereum, perché vi volevo far vedere che al momento ci sono questi due pool. C'è il pool Tricrypto, ovvero il pool misto, come vi dicevo poco fa, USDT, BTC e ETH, senza ancora un APY, perché secondo me è ancora in fase di avvio, c'è un volume molto basso, secondo me è sbarcato proprio oggi, e invece il due pool delle due stablecoin USDC USDT, uno dei prodotti di punta di Curve, il pool di stablecoin. APY al momento del 31% netto, non da liquidity mining, dato dal volume che è altissimo. Le reward in CRV arriveranno domani, perché domani c'è la votazione della Curve DAO per andare a riallocare i, come si dice, i pesi in ricompensa in CRV sulle varie, sui vari pool. Poi procediamo, sicuramente sarà uno dei più interessanti da usare Arbitrum e Curve, perché all'inizio mi aspetto degli APY abbastanza golosi. Procediamo, andiamo avanti, vediamo cos'altro abbiamo di bello. Dodo è un'altra piattaforma interessante, perché è sempre un DEX, quindi classici pool di liquidità. Adesso vedete che di nuovo mi vuole collegare a Ethereum, ma io voglio andarmi a collegare a Arbitrum, quindi anche qua dal menu selezioniamo Network Arbitrum. Eccoci qua. È interessante, vi dicevo, Dodo, perché permette di andare a dare liquidità a un pool anche soltanto a uno dei due side del pool. Quindi se ad esempio, va bene, scusa, volevo solo collegarmi, se ad esempio abbiamo un pool Ethereum USDC, ci permette di andare a dar liquidità solo a USDC oppure solo a Ethereum, ognuno con i suoi APY. Bene, ce l'abbiamo fatta forse, se Dio vuole. Vedete, se noi andiamo su Earn e vediamo Mining, che è il Liquidity Mining, possiamo vedere i pool all'interno dei quali abbiamo una reward attiva. Vedete, ETH USDC, se noi andiamo a dare ETH abbiamo il 9%, USDC il 30%. Non è male questa idea, è un'esclusiva di Dodo, questi pool con l'APR differente da una parte o dall'altra. E comunque anche questo ha già 31 milioni di TVL su Arbitrum, molto interessante come piattaforma. Poi torniamo indietro, abbiamo quasi finito. Allora, vediamo che cos'altro abbiamo, io ce li ho in mente, ma eccolo, Sushi,
volevo andare in ordine alfabetico, SushiSwap, che ormai si chiama Sushi, credo che il suo nome sia diventato quello. Anche qua possiamo selezionare il network, Arbitrum, tac, e da qui vedete che abbiamo Farm, All Farms, e ce n'è alcune veramente interessanti. Ordiniamole per APR, abbiamo ETH USDT 78%, ETH USDC, LINK USDT, ETH LINK, insomma non sono affatto male, e che dire, c'è il reward in sushi con le solite regole di SushiSwap e le fee di Arbitrum, quindi assolutamente valida come piattaforma. E infine abbiamo Uniswap, mi sembrava fosse l'ultima degna di nota, poi se ne avete altre voi aggiungetele, magari ho dimenticato qualcosa. Uniswap ha lanciato su Arbitrum anche lei, tac, ci siamo, sì, e vedete che qui possiamo andare a dare liquidità esattamente come si fa solitamente, la classica interfaccia di Arbitrum, scusate, di Uniswap. Qualcuno dice che l'utilizzo di Uniswap potrebbe dare adito a un futuro airdrop di token Uni, cioè, ci sono un sacco di speculazioni sugli airdrop, infatti facciamo chiarezza. Allora, io credo, sinceramente non escludo il fatto che ci possa essere un token in futuro di Arbitrum come degli altri rollups, c'è la possibilità, non è zero. E quindi, che dire, provare a usare, a parte che le userò a prescindere queste piattaforme, perché gli APR sono interessanti, le fee sono basse e sono piattaforme più che valide, quindi io le utilizzerò e ripeto, se in futuro dovesse arrivare addirittura un airdrop del token di Arbitrum, se mai ci sarà, sarò ancora più contento. In ogni caso, questo è tutto, direi che abbiamo visto tutte le principali piattaforme, abbiamo visto come le si utilizza, che poi di fatto l'uso è esattamente analogo a qualsiasi altra DeFi da usare con MetaMask. L'unica differenza sta nel bridge, nel come funziona il bridge, quindi la latenza di 7 giorni per il prelievo, quel discorso che abbiamo fatto. Quando si fa il salto da un layer all'altro c'è un costo di una transazione in Ethereum, è l'unico modo, l'unico momento in cui abbiamo questo costo, altrimenti i costi sono più o meno, sono minori di un decimo delle transazioni in Ethereum, quindi assolutamente alla portata, molto minori di un decimo. Io oggi avevo fatto un po' di prove, avevo speso sempre meno di un dollaro per le transazioni, quindi sono decisamente soddisfatto. Non sono economiche come su Polygon, sappiatelo, però sono assolutamente accettabili, anche perché abbiamo un livello di sicurezza nettamente più alto rispetto a Polygon e di decentralizzazione, proprio per la struttura del layer 2. Non vi annoio ulteriormente, se avete altri dubbi, domande, qualsiasi cosa, mi raccomando, fatele. Io per adesso vi saluto, buon farming a tutti e alla prossima.